Siamo online, bene, 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 benvenuti, benvenuti, siamo qui. Benvenuti a tutti, buonasera alla diretta di Social Festival 61. Come vedete alla mia destra c'è il nostro ospite in diretta, Carlo Ceraso, lo vedete un po' più alto di me, però si va per importanza perché... Buonasera Tom, Tom e Sherry. Tom e Sherry. Buonasera Tommaso Biondi, buonasera al Spoleto Social Festival. Cominciamo questa puntata che anticipa il weekend più importante, l'ultimo di questa 61esima edizione. Vuoi cominciare te? Allora, sì, posso cominciare. Innanzitutto faccio un breve riassunto delle puntate della settimana. Abbiamo intervistato da Tommaso Barbanera ai tecnici, quindi potete vedere le nostre puntate su Facebook, sulla nostra pagina di tutt'oggi, quindi se volete rivedere tutti i servizi della settimana potete andare sulla nostra pagina Facebook, sui nostri profili, per rivedere quello che è accaduto. Il primo servizio di oggi, innanzitutto ringraziamo la regia di Leonardo Perini e Alessandro Filippucci per il supporto tecnico. Assolutamente sì. E... siccome siamo in diretta, se volete fare domande a Tommaso più che a me, scrivetele, così vi daremo subito risposta. Non è così corretto. No, facciamo il 50%. Visto, esatto, poi visto che... Io faccio Sherry. Esatto, tu fai Sherry, a quest'ora con questo caldo non è che sia il massimo comunque, anche con queste luci. Dicevamo, siamo pronti per lanciare il primo servizio di oggi, che riguarda l'intervista che abbiamo fatto al presidente della Fondazione Carispo di Spoleto, l'avvocato Sergio Zini. Abbiamo chiesto dell'importanza sia della Fondazione Carispo, delle due fondazioni, che della Fondazione Festival. Quindi siamo pronti per Lanciamo il servizio. L'avvocato Sergio Zini, presidente della Fondazione Carispo di Spoleto. Avvocato, l'importanza di un'istituzione come la Fondazione Festival per una città come Spoleto? Beh, la Fondazione Festival è una istituzione che ha consolidato la sua importanza e tutta la sua rilevanza in un contesto non solamente spoletino, ma direi a livello nazionale ed oltre. Si tratta di una istituzione che ha realizzato importanti eventi che contribuiscono sicuramente alla immagine migliore, più produttiva anche della città di Spoleto, ma dell'Umbria del nostro stesso paese. E l'importanza invece della Fondazione Carispo proprio per la città di Spoleto, e in questo caso anche come con il contributo che dà al Festival dei Due Mondi. Sì, ma proprio perché il Festival dei Due Mondi oramai è una grande vetrina internazionale, costituisce un grosso patrimonio artistico e culturale che ci aiuta ad andare avanti nel futuro. Sulla base di queste premesse, la nostra fondazione è sempre presente, è sempre vicina a questa istituzione. Siamo ritornati in diretta, grazie all'avvocato Zini, che rappresenta una delle, forse la più importante, anzi senza forse la più importante istituzione privata della città, del comprensorio, e fra le più importanti della provincia, sempre a supporto del sociale, della sanità e della cultura. Vogliamo parlare di quello che è successo anche al Teatro Nuovo? Al Teatro Nuovo ieri sera c'è stata la prima di uno spettacolo, Bells and Spells, e tra l'altro abbiamo sentito oggi le critiche molto molto positive, per cui da parte di tutti, anche all'uscita del teatro, è stato veramente uno spettacolo di grande gradimento. Spettacolo che ha una particolarità, perché è ideato e diretto da una donna che ha un cognome un po'... La settima figlia. Esatto, di Charlie Chaplin, precisamente Victoria Chaplin, per cui diciamo che per mantenere alto il nome di famiglia sicuramente il prodotto deve essere all'altezza, Carlo. Sì, e lo è stato, apprezzato dalla critica, apprezzato dal pubblico, era uno degli eventi di questo weekend.
In questi giorni però non stiamo parlando solo di festival, ma stiamo parlando, ci prepariamo anche alla prossima, all'estate, insomma, l'estate spoletina, spoleto estate, è stata chiamata in tanti modi. Oggi c'è stata una conferenza stampa alla presenza del sindaco De Agustinis. Vogliamo lanciare il servizio? Sì, prima avevamo il servizio, questo è il bello della diretta, avevamo proprio il servizio sulla prima di ieri sera di Victoria Shepley. Esatto, di Bells and Spells. Chiedo quindi, scusa. Hai anticipato i tempi, sei avanti, chiedo Carlo. Chiedo scusa. No, ci mancherebbe per così poco. Quindi, Alessandro, servizio. Eccoci di nuovo in diretta. E allora non so se vuoi anticipare, perché tu oggi eri alla conferenza, sì. Per cui se vuoi dire qualche battuta o se vogliamo lanciare il servizio. No, semplicemente questa mattina alla Casina dell'Ippocastano c'è stata la conferenza stampa di presentazione degli eventi, diciamo, estivi che verranno subito dopo la fine del festival, quindi dal 20 luglio in poi ci saranno questa serie di spettacoli al Teatro Nuovo Romano. Quest'anno addirittura c'è la caratteristica, sarà il concerto di Caparezza alla pista di atletica, quindi anche nuovi spazi utilizzati proprio in questo caso per i più giovani. Quindi siamo stati alla conferenza stampa, c'era il sindaco che tra l'altro ha completato la giunta, Carlo. Sì, ieri ha dato l'annuncio ufficiale della squadra, una squadra particolare. Aveva annunciato uno squadrone, in realtà così non è, perché credo che abbia dovuto tener conto poi delle indicazioni dei partiti locali, e quindi forse ce l'eravamo immaginata di un profilo un pizzico magari più alto. Lui stesso ha detto: speriamo che sia una squadra all'altezza della situazione, e quindi speriamo bene, chi vivrà vedrà. Vedremo all'opera. Abbiamo tutti in primis il sindaco questa speranza, quindi noi che siamo cittadini esatto. Condividiamo la speranza del sindaco. Non crediamo al motto chi visse sperando, no, vuole dire no, però, però siamo sicuri che avrà prima o poi la nostra speranza, i curriculum. Quindi io lancerei il servizio, sì. Ricordando che poi sono eventi negli eventi, perché nell'ambito della manifestazione estiva, esatto, si trova anche I Love Spoleto. Esatto, I Love Spoleto di Acme Produzioni. Adesso vedremo l'intervento di Luca Cimati e del sindaco nel prossimo servizio, ma per esempio c'è anche la Prologo inserita, esatto, all'interno di questo cartellone. Quindi una sinergia. Esatto, una sinergia tra comune, varie associazioni, varie istituzioni e anche privati. Via col servizio. Ci sono degli spettacoli di balletto che sono stati scelti con intelligenza e buon senso, anche questi che dovrebbero essere abbondantemente pubblicizzati. Intanto ci sono anche iniziative esterne rispetto al comune stesso, proposte e sviluppate da enti e associazioni ad hoc, che si inseriscono in questo calendario con estrema valorità. Vuole essere un contenitore che ormai stiamo proponendo nella città da alcuni anni. Negli anni passati abbiamo ospitato artisti come Allevi, l'anno scorso Francesco Gabbani o Enrico Brignano, altri spettacoli di Mannarino. Quest'anno abbiamo riproposto un programma ancora più variegato, sia dal punto di vista del pubblico più giovanile, diciamo, quindi presentando il concerto di Caparezza, ma puntato anche su altri spettacoli di danza e di spettacolo come Cristian De Sica, parlavamo del teatro con Giannini, e un repertorio di danza abbastanza importante a livello anche internazionale. Mi soffermerei principalmente su tre punti.
il ritorno dei Cataclò, appunto come diceva Stefania, dopo circa 13 anni a Spoleto, e che vengono a fare lo spettacolo in Piazza del Duomo, il balletto Mediterranea, il balletto di danza classica e contemporanea sul nord italiano, e cosa molto importante, il Gran Gala di Danza dedicato alla Turchia. Eccoci tornati in studio. E abbiamo appunto visto le immagini della conferenza stampa di questa mattina. Carlo, siamo quasi agli sgoccioli di questo festival, ormai mancano appena 3 giorni. Un riassunto di questa, brevemente, di questa 61esima edizione. Cosa ti è piaciuto? Cosa rivedresti? È stata un'edizione particolare rispetto al passato. Ci sono stati gli spettacoli innovativi, quello della Chaplin, non meno De Cameron, ho sentito uno splendido concerto, mettiamo un po' di pepe a livello territoriale, che è stato quello fatto dalla Hermi Jazz Band dell'Esercito Italiano, che ha fatto sold out già dal primo giorno e che ha offerto, il tema era lo swing, che è un tema particolare del jazz, ma uno spettacolo di altissimo livello e che conferma peraltro il buon rapporto fra la città di Spoleto tramite il festival e le forze armate. La settimana prima c'era stato quello dell'aeronautica. I balletti, che sono una garanzia, poi parleremo anche di quello in corso, ma quello che c'è stato su My Lady's Rock, sul rock femminile, è stato sicuramente uno spettacolo particolare. È stato anche, qualcuno l'ha anche criticato, ma in realtà le linee della danza molto leggere, molto aperte, quindi chi conosce un po' la danza poteva solo apprezzarlo, è stato veramente bello. Certo, particolare, perché danza contemporanea, due generi dell'inizio del Novecento, fra appunto danza contemporanea e rock, però molto particolare. Poi anche questo dedicato alla donna, perché di Giorgio Ferrara si potrà dire bene, male, tutto quello, ma ha sempre posto la donna al centro dei suoi festival, e quindi questo gli va dato atto anche con questo spettacolo. Vogliamo parlare ancora un po' di questa estate? Sì, esattamente, perché adesso noi guardiamo il futuro, perché ci sarà un cartellone molto ricco, quindi a fine mese di luglio e nel mese di agosto, e ci saranno due chicche che adesso non vi svelo subito, ma le sentirete nella prossima intervista. Servizio. Siamo alla Casina dell'Ippocastano, appena terminata la conferenza stampa per la presentazione del programma estivo che inizierà il 20 luglio proprio a Spoleto. Siamo con Mirko Pantalla di I Love Spoleto. Salve. Di Acme Produzioni. Mirko, dopo anni finalmente a Spoleto si rivede un programma estivo di tutto rispetto. Sì, siamo riusciti a trovare una collaborazione molto importante tramite Amici Comuni con Niccolò Peditto, che adesso vi presenterò, che è il produttore degli spettacoli di Cristian De Sica e Giancarlo Giannini. Abbiamo lavorato intensamente per trovare un cartellone che possa essere allo stesso tempo di spessore e popolare. Ci siamo impegnati per la nostra città, siamo contenti, abbiamo collaborato molto strettamente con l'Ufficio Cultura, quindi con Anna Cedroni, Stefania Nichinonni, Anna Rita Cosso, che ci hanno supportato, e insieme abbiamo trovato una formula corretta per far sì di poter fare queste cose in città. Una grande collaborazione con il Festival dei Due Mondi, quindi ringrazio Flavia Massedi e Ottorino Neri per quello che ci hanno permesso di fare con la continuità delle attrezzature al Teatro Romano, ringrazio Ettore Muti per quello che ha fatto come organo di collegamento con il Polo Museale, per far sì, insomma, di avere la possibilità di sfruttare uno spazio bello come quello del Teatro Romano. Sicuramente, e all'interno della manifestazione ci sono due, tra molti bei eventi, Cataclò, Caparezza, ma ci sono due eventi particolari, la presenza di Giancarlo Giannini e Cristian De Sica. Cosa hanno di particolare questi due spettacoli? Ma come dicevo prima in conferenza stampa, gli artisti innanzitutto, sono due artisti che hanno di eccezionale il cuore, l'anima, quindi innanzitutto Cristian De Sica, che non è in tournée, ha accettato di fare questo spettacolo esclusivamente per la cittadina di Spoleto,
per la location, che la cornice in cui si farà. Ricordiamo, che è la piazza del Duomo, il 25 agosto. E Giancarlo invece è in giro con lo stesso spettacolo per tutta Italia, però diciamo che anche la cornice del Teatro Romano lo ha spinto l'ha convinto a partecipare. E insieme a Giancarlo Giannini ci sarà un'eccellenza spoletina, che appunto è Luciano Biondini, che è un fisarmonicista eccezionale a livello mondiale e che per Giancarlo non è stato altro che un piacere accoglierlo nel suo spettacolo. E sono due spettacoli differenti fra loro, perché uno è un recital di poesie, di musiche, quello di Giancarlo, e invece quello di Cristian è il racconto di una vita molto particolare, molto fuori dalle righe, con una big band di 18 elementi, musica swing, divertente, ironico, accompagnato in questo viaggio da Pino Strabioli, che tutti quanti conosciamo, e da un ritmo molto, molto incalzante. Cristian entrerà dalla platea, quindi il pubblico lo toccherà con mano, e vi aspettiamo il 20 luglio e il 25 agosto a Spoleto. Grazie. Un ringraziamento particolare va ad Antonio Gallo, detto Totò, che era l'organizzatore dei film di Carlo Vanzina, che purtroppo ci ha lasciato da poco, e comunque ringraziare Carlo perché ci ha messo in contatto, perlomeno a me personalmente, con delle persone per far crescere il nome della città. Grazie Carlo. Eccoci tornati in studio, abbiamo appena visto le due interviste a Mirko Pantalla di Acme Produzioni e a Niccolò Petitto della produzione dello spettacolo di Giancarlo Giannini e di Cristian De Sica. Ma dal futuro prossimo torniamo al presente. Okay. E poi faremo un altro salto in avanti. Poi salteremo ancora in avanti. E quindi, tornando indietro, cosa accadrà in questi giorni? Allora, quello che vi possiamo consigliare per quelle che sono le disponibilità in biglietteria, oramai ridotte veramente al lumicino, forse siamo nell'ordine di qualche biglietto che può rientrare all'ultimo momento, comunque sicuramente interessante il balletto Old Friend al Teatro Romano. Dopo la prova con Ugo Pagliai, che è sicuramente anche un ritorno del celebre attore su un testo molto interessante, e poi lo spettacolo finale in Piazza Duomo, diverso dal tradizionale concerto, sarà la Giovanna d'Arco, uno spettacolo che si annuncia già sold out, non si trovano i biglietti, anzi addirittura gli invitati sarebbero, secondo le informazioni che abbiamo con i giornali, 200 più dei biglietti che sono stampati, per cui bisognerà vedere come poi l'organizzazione reggerà al confronto. Nella splendida Piazza Duomo, e a seguire poi ci sarà il concerto, lo spettacolo dei fuochi di mezzanotte, parlo di domenica, quindi ci saranno i fuochi, perché a Spoleto c'è sempre questa preoccupazione gli anni, il mistero dei fuochi, sì, sì, fuochi no, e anche ci quest'anno sono i soldi, sì. Okay. No, quest'anno possiamo sì, stare tranquilli, possiamo stare tranquilli a mezzanotte, rassicuriamo tutti in tutto il centro che affaccia sulla vallata spoletana a San Francesco, si terranno i fuochi. Abbiamo parlato spaziando da venerdì a domenica, ovviamente, sì, i due spettacoli che dicevo. Tutto. Esatto, lo spettacolo finale sarà domenica, e veniamo anche a un appuntamento interessante culturalmente e anche socialmente, che sono gli appuntamenti del gruppo Accadrà, cioè gli incontri di Paolo Mieli. Sì, anche qui, come quello scorso, ci aspetta un weekend estremamente interessante, perché a Palazzo Collicola sabato alle ore 15 c'è il direttore amato o odiato del Fatto Quotidiano, cioè Marco Travaglio, e sarà sicuramente interessante vedere lo scontro fra due giganti del giornalismo come Paolo Mieli e Marco Travaglio. A seguire alle 17 forse il personaggio più amato degli show televisivi dagli italiani, cioè Raffaella Carrà, alle 16 scusate, e alle 17 invece chiude Franca Leusini, che è la giornalista che conduce le inchieste nel programma, nel format TV Storie Maledette, questo sabato, quindi dalle 15 alle 17.
Domenica mattina un solo appuntamento, è alle ore 10, sempre a Palazzo Collicola, sempre con Paolo Mieli, ospite sarà Domenico Sidori, che è l'amministratore delegato di Philip Morris e quindi una delle multinazionali più importanti e che potrà sicuramente dire la sua nei temi dell'economia che stanno riguardando tanto l'Italia quanto il mondo a livello globale. Ricordiamo due cose: chi parteciperà all'incontro di domenica riceverà una copia omaggio del libro di Paolo Mieli. Del libro di Paolo Mieli. Un'altra cosa, la scorsa settimana c'è stata per gli incontri è venuta molta gente, per cui purtroppo, diciamo purtroppo perché lo spazio di Palazzo Collicola Arti Visive è limitato, per cui qualche persona è rimasta fuori. E fondamentalmente questa settimana verranno messi addirittura degli schermi lungo i corridoi laterali alla sala per consentire anche a più persone di poter partecipare e seguire in diretta gli incontri di Paolo Mieli. E questo per l'anno prossimo, anche se la location basta da sola, ma insomma probabilmente... Quindi facciamo un appello... Il presidente di Accadrà, Mauro Luchetti, ha uno spunto magari per un'altra location. Di trovare un posto perché hanno sempre più consenso, gli incontri molto interessanti. E consenso è il nome peraltro di una delle società del gruppo Accadrà, per vedi, cui... Hai visto, Accadrà è un consenso. Il drago della comunicazione l'ha presa tutta. E, va bene, quindi andiamo... I saluti finali, sì. Prima di tutto un buon augurio di ultimo weekend di questo buon fine festival. Buon fine festival, così è più semplice. Sì. E che dire, io manderei anche un paio di video sugli spettacoli di fine estate. Sì. Magari noi ci rivedremo per un bilancio lunedì o martedì di questa 61esima, però cominciamo a pregustare gli spettacoli che faranno parte della cornice estiva di Spoleto. Quindi adesso andremo a vedere il saluto di due personaggi molto particolari. Servizio. Scopriamoli. Vi aspetto il 25 agosto in piazza del Duomo a Spoleto per passare un po' di tempo insieme con Cristian racconta Cristian, racconto un po' di cose che mi sono capitate nella vita, divertenti, simpatiche, anche tenere, anche drammatiche, insomma quello che mi è capitato a me in questi anni insieme alla mia orchestra diretta dal maestro Marco Tiso, una big band fantastica dove tra un racconto e l'altro canterò anche un po' di canzoni, insomma passeremo una serata tra amici, ecco questo. Non sarà uno spettacolo teatrale, sarà una festa passata tra amici. Allora vi aspetto il 25 agosto, mi raccomando, non mettete buca. Allora, signori di Spoleto, sono qui in parcheggio per parlarvi un attimo di quello che succederà nella vostra città. Uno spettacolo curioso, divertente, che parlerà d'amore, poesie d'amore, musica d'amore, accompagnato, cioè io, oddio, delle poesie, anzi mi divertirò anche a fare pezzi di teatro derogando dalla base di questo spettacolo e improvviserò con dei musicisti, soprattutto dei jazzisti, tra cui spicca Marco Zurzolo, famoso sax, che ha un sax meraviglioso, antichissimo, che ha dei suoni magici. Io cercherò di adeguarmi a questi suoni magici parlando della poesia, dicendo delle poesie, sperando di intrigare il pubblico in questa favola d'amore che va dal 200 fino ai giorni nostri, mescolando poeti, quelli che hanno sentito più la passione che riguarda l'amore, come Neruda, Corpo di donna, bellissima poesia, oppure Tanto gentile, tanto onesta pare, un Dante, oppure sì, anche altre cose che non voglio più svelare. Ci rivediamo lì fra breve, in realtà non so quando, molti impegni, ma arriverò, mi aspetterete e io sarò lì per voi, per farvi godere di questi momenti, spero, di poesia e di musica, parole e musica. A presto. Eccoci
per i saluti finali. Eccoci, sì, esattamente, per i saluti finali vi ricordo velocemente che Giancarlo Giannini il 20 luglio al Teatro Romano sarà accompagnato dalla fisarmonica di Luciano Biondini, quindi questa è una chicca, insomma è anche motivo di soddisfazione. Tutti conoscete Luciano Biondini, musicista internazionale ma spoletino doc e di nascita, mentre Cristian De Sica farà uno spettacolo il 25 agosto in Piazza del Duomo dove si racconta. E è una data unica, cioè creata apposta per Spoleto e non ci saranno repliche, quindi spettacolo unico. Bene. Siamo ai saluti, ci salutiamo qua, ci rivedremo probabilmente dopo il festival e poi non sveliamo niente, ma questo studio probabilmente riserverà delle sorprese nei giorni a venire. Non diciamo niente. Quindi ricordiamo i nostri canali YouTube, tutt'oggi.info, il sito www.tuttoggi.info, la pagina Facebook di Tutt'oggi. Questo è Social Festival 61, la diretta di Social Festival 61. Ringrazio Carlo Ceraso. Grazie a Tommaso Biondi la presenza e buon festival a tutti. Ciao ciao. Lo volevi dire te, buon festival. No, va bene. Mi perdoni questa volta. Io ci ho sempre.